sottoterranei qua. Lui le chiama caverna sotterranea. A me non sembra essere saliti o scesi. Boh. Comunque qua c'è un portiere. Quindi dobbiamo capire come aprire quella cavolo di cosa là. Mi sa che me ne vado a sbirciare quella cosa lì, perché francamente non so proprio. Ok, noi siamo scesi, quindi adesso il problema qui cammina lentamente lui. Ok, eccolo qua, il seme. Questo però è il terzo seme. E gioca quella porta, mi trasmette una gran brutta sensazione. Ci tende una battaglia difficile, siete pronti? Un momento. Guardali, guardali. Come siamo messi? Abilità, facciamo una curetta. Magari poi è una stronzata anche questo qui, non so. Facciamo una curetta. Il Suke non ha niente di cura, mi sembra. Lui si infatti diarama. Organa è l'unico che... No, però diarama quantità media. Però ha più stamina points di Morgana, quindi usiamo lei. Proviamo. Ascolti ladri, pensare che sareste potuti davvero venire qui. Non passerete, morirete qui. Devo capire come bloccare il secondo seme. Cos'è sta roba? Sta arrivando in guardia, ragazzi. Carina la nuova arma. Ovviamente non sappiamo niente. Falso dio decadente. Il colore sembra qualcosa che ha a che fare con la maledizione. E non ha più un cavolo. Proviamo di... Abbassiamo la difesa. Io lo dicevo, volevo andare a salvare, però ho detto sarà il solito più o meno, sarà quel dio che volava, svolazzava, ma non è così. Proviamo il Freyla. E c'è anche un botto di vita. Questo qui, facciamo recarm subito. Il problema è che se... Ah no, aspetta. Tra l'altro, appunto... Vai. Se ci è attaccato con un ghiaccio, vuol dire che forse va bene il fuoco. Potrebbe voler... Che tanto è strano, è nero e rosso. C'è l'attacco, la difesa su, l'attacco però è potenziato. Dobbiamo diminuire l'attacco, tanto non possiamo fare molto con... A parte pestarlo... Lo vedi ancora? Cioè... Oh cazzo! Ma che cos'è? Un danno di ghiaccio ultra, ultra forte, non capisco, ci ammazza, ci fa un danno. E per fortuna che l'attacco era anche sceso. Cazzo. Il fuoco, ma... Così. Eccolo qua. Vedi? Per fortuna, fa il danno da ghiaccio, quindi... Siamo stati colpiti per due volte. Cioè, nel senso, siamo rimasti un po' così per due volte in questi episodi. Niente, non ha...
Potremmo usare l'oggetto, ma... proviamo... Mi... Ecco, ecco, allora, usiamo un oggetto di fuoco. Ok. Bisogna prendere... Dove cavolo si comprano gli oggetti? Si possono comprare quegli oggetti... O arrivavano solo con... facciamo gli ordini... Tiriamo su di nuovo lei, speriamo che resti viva. Ok, perfetto. Girao. Vai. Fa ridere questo specie di monolite di cristallo, non so come definirlo. $12,000 di denaro, però... Ok, è salito Iside e livello 33 la nostra Lady. Ambiente benevolo? Cos'è sta roba? Aumenta la chance di infliggere alterazioni negative con pioggia o neve. Ma che cosa? Con pioggia o neve? Cioè se oggi pioveva gli fa... O neve. Tra l'altro la neve... Per ora non l'abbiamo vista, però sicuramente arriveremo all'inverno, quindi il gioco è ancora molto lungo. Ma no, ma che... Cioè... No. No, no. Via, ciao. Oh. Insomma, assolutamente una cosa inutile. Ok. Niente, qui devo scoprire come cavolo si fa ad aprire quell'altra porta là. Non ho proprio idea. È il seme dell'ira blu. Mi piace questa curetta che ci danno. Cosa ci ha dato? Non ci ha dato niente. Ma... Allora. Ricontrolliamo la mappa. Niente, appunto adesso abbiamo visto tutto. Quello che io non ho capito a questo punto qua. Da lì. Quello che non ho capito è questa caverna sotterranea. Ah. Sì, la caverna sotterranea, sai che cos'è? Che poi si ricollega al passaggio sotterraneo. Esatto. Cioè la parte prima del passaggio sotterraneo. È quella che in effetti in mezzo c'era la sabbia che cadeva. Si vede che io quando l'abbiamo guardato la prima volta non sono salito su tutte le i muri che c'erano di lato. È quella. Non so cosa ci sia di prezioso, perché la cosa più preziosa sono i semi e sappiamo già dov'è anche il secondo, quindi volendo si potrebbe anche fare a meno, anche se così solo per perfezionismo si può andare comunque a sbirciare. Tra l'altro lì questa qui c'ha due quadrati, piccolini, che potrebbero sembrare dei passaggi. Forse lì ci sono dei passaggi. Ma ve lo faremo comunque. Per il resto mi sa che abbiamo visto tutto. A questo punto io direi di uscire finalmente dal palazzo. Da che parte? Scusa, da che parte si scende? Aspetta, non sai che qui è allineato. No, cosa intendi, Evi? Però se usciamo... Privato non entrare. È aperta, ma cos'è questo?
In teoria incontriamo lei, non lo so, sarà la stanza del tesoro forse. No, l'unico dubbio che mi viene è il discorso che non in teoria sarebbe da sfruttare l'allarme, no? Non so se è ancora attivo, tra l'altro, non saprei dire. Però... usciamo, dai. Vedi che ce lo dice, mi sento un po' inquieto di se c'è un allarme attivo nella stanza di velluto. Let's do it. Cioè è che se cambiamo giorno questa cosa non vale più. E cambiamo giorno nel momento in cui usciamo qua. Penso di sì, Vediamo dove c'è la stanza di velluto. Qua. Perché non... cosa vuol dire questa cosa rossa qua? E niente, boh. Però fatta così è un po' ambigua. Praticamente questa specie di fiume di sabbia. Ci possiamo saltare? No. Lasciamo lì. Non so. Do you need something? Poi andare a vedere un secondo. There you are, inmate. Eccoti prigioniero. Il padrone ammira i progressi della tua riabilitazione e ti ha concesso l'uso di un rituale speciale. È la forca, utile per rinforzare l'abilità delle persone. Rivolgo ora ulteriori domande su questo rituale direttamente al nostro padrone. A quanto pare è disposto a creare altri rituali se la tua riabilitazione andrà come previsto. Impegnati, prigioniero. Pensavo che potremmo uscire ancora anche con loro, ma non mi ricordo. Dobbiamo controllare cosa ci dà. Allarme. Sembra che sia scattato un allarme. Pensa bene a cosa fare per il bene della tua riabilitazione. Crea nuove persone, registra. Potenza persona. Daremo una bella strizzata. Potenza, cosa vuol dire? Il livello, no, l'abilità va detta, no? Ok. Aspetta un attimo, vediamo un attimo cosa fanno. Noi abbiamo usato molto Matador. Si fa muro elettrico. Aggiunge resistenza elettrica a un alleato. Ok, sì, sono difensivi, ma in quel senso lì. Quindi se fai muro di vento è... resistenza, non è... non sono neanche malvagi in effetti, vabbè, tipo prima questo qua 560 di danni con quello di ghiaccio. Ma prima vediamo, anzi magari può essere una metà ghiaccio, può essere che lui faccia un muro di ghiaccio. Purtroppo è debole poi al fuoco, chiaramente, perché è il suo elemento contrario. Potenziamo, vediamo cosa succede. Abbiamo anche la confidente. Is this the power you wish to receive? Then let us begin. Questo è il reggente. Il titolare
pietra di scan, cos'è che è? E abbiamo ucciso quello là per avere, infondendone un grande potere. Andiamo. Mira, il confidente mago sta risvegliando il potere nascosto della tua persona. Tre livelli. La tua persona sta ereditando il potere del sacrificio. Magaro. Mapsi. Vabbè. Abbiamo usato troppo... l'avevamo mai fatta. Abbiamo usato troppo la forca. Per un po' potrebbe non funzionare come dovrebbe. Vabbè. In realtà abbiamo... forse a posto per due. Fusione. Prepare for the unexpected. Fusione avanzata. Fusione per risultato. Chi vuole questi però? Eh sì, Jack Frost. Livello 5 per arcano, ma vabbè, lasciamo appena normale. Direzione alla prima persona. Angelo cosa aveva? Beh, questo considerando che è livello 14. Però è debole le statistiche. Forza 10, magia 13. Agilità 12. Però ha questo, danno sacro minimo va. Questo più... cosa che c'è di basso o inutile questo, per esempio? Qui c'è l'opzio. Di là. Cioè, se noi prendiamo questo... ce lo fa fare con nessuno. Questo è quello che ci darebbe. No, però ce lo fa fare con questo. Scusa. Aspetta un attimo, è la stessa cosa in teoria allora. Anubis. Questo ci dà Anubis. Ed è la stessa cosa, penso. Anubis, sì. E cosa fa Anubis? Non ce lo fa vedere. Vabbè, andiamo, vediamo. Ok, teniamo. Malattia letale. Che abilità. Aumenta la chance di uccisione istantanea. Fate c'ha il Mudon. Chance media. No. Che uccida. Chance media. È cattivo. Ah, è coso. È Anubis, infatti. Allora, è quello stronzo che continua a non beccare. Forza abilità. Ok. Conferma, dai. No! Ma come no? Perché è di livello 34? Ah! Non ce la facciamo. Allora dobbiamo rinunciare, ragazzi. Perché gli unici due che io fonderei sono quelli. Per esempio, questo qui cosa ci darebbe? Le Anside. Cioè, direbbe, ci darebbe la stessa cosa. Proviamo a fare un'altra cosa invece. Dietro questo facciamo questo e... scusa. Meno quello. No. Sì, questo. E Niji Mitama. Dunque, per, siccome abbiamo anche un confidente 4, ci darebbe 13.000 punti esperienza da assommare. Cos'è che fa questo? Cura. Debole. Bah. Non mi convince. Vabbè, niente, rinunciamo, abbiamo fatto un giro. Io più che altro volevo parlare con Igor.
Cosa vuoi fare, prigioniero? Devo parlare con Igor, vediamo un attimo. No, parlare con Igor. Come facciamo a salire di livello con lui? Forse bisogna semplicemente usare più spesso la stanza di velluto. Va bene, dai, dobbiamo tornare indietro. Non mi fai fare quello che voglio io. No, gli unici due che potevo fondere sono quei due lì, gli altri non mi sembra. Non mi sembra il caso. Sì. Nel senso, il tesoro mi dice che la meta è praticamente innanzi a noi. E dovrà mancare quanto adesso? Una decina di giorni mi sembra, no? Vediamo. Passa direttamente al giorno dopo. Mancano 11 giorni alla scadenza di mezza. I ladri fantasma avranno deciso di ignorarla. Ho sentito che un altro scandalo è stato rivelato. Le azioni sono crollate da allora. Chi se ne prenderà la responsabilità? E fuori piove. Vedi, adesso ci serviva qualche grado in meno, andrebbe già bene, ma sempre stessa. Pipipi, vediamo chi è. Non va bene, la purificazione si avvicina e veloce, vabbè. Se non troviamo una soluzione non la passeremo liscia. Parlando di Magi, la gente continua a discutere delle fughe di notizie. Il cappio ci si sta stringendo al collo. Ascolta, abbiamo ancora tempo. Qui non è il momento di farsi prendere al panico, cerchiamo di rimanere calmi. L'unica cosa che ci salva è che Major sembra determinato a rispettare la scadenza. Dobbiamo solo continuare a provare fino allora, no? Già, è comunque inutile pensarci adesso, continuiamo a provare. Ovviamente non ci farà uscire. Penso che qua dica le solite cose, solito con lui è inutile parlare. Oh, vediamo se ci fa fare, ma probabilmente non ci fa fare niente, neanche guardare il DVD. Vediamo. Forse sì. Ok, strano, mi sto dicendo, sei troppo stanco. Ti sei finito il DVD. Potevamo mettere stessi sottotitoli, dai, cavolo. Nonostante lo struzionismo dei colleghi, il topo dottore mantiene ben salde le sue convinzioni. Il nostro dottor Rouse, che testardo quel topo, però bisogna ammettere, risolve sempre i problemi. Bene. Abbiamo guardato Dottor Mouse fino all'ultima puntata, bisogna andare subito, cioè bisogna andare a cambiare DVD. Forse guardando questa serie hai imparato qualcosina sulla gentilezza. Due, ma niente, non ci muoviamo. Dai, empatico, restiamo subito il DVD. Beh, si sta facendo tardi, andiamo a dormire, ok? Andiamo a dormire. PvP. Chi può essere quest'ora? Chi è che vuole venire domani, Yusuke? Ecco, dato che siamo in vacanza, mi sa che rimarrò un po' a casa tua. Questo come al solito si autoinvita. E inoltre ho scoperto una cosa interessante, sì. Un DVD che parla della vita di un pittore. Ah, però io ho letto libri di storia dell'arte, prendevo la rivista, come si chiama? Art Dossier. Vabbè. Devo guardare il DVD con lui. Pensavo che potremmo approfondire insieme il nostro amore per l'arte. Ma chi ti ha detto che noi abbiamo un amore per l'arte? Abbiamo un amore per lui. No, sto scherzando. Oggi la lama del telefono deve essere indietro. Ah sì, oggi è quella che è sfasata temporalmente. Non è problema, se hai già dei programmi passerò comunque. Cioè, capito? Se hai altri programmi passerò comunque. Vediamo domani allora. C'è da dire che lui tira sul fascino, però... Così domani vedrai Yusuke, eh? Potrebbe essere divertente. No, lol. Mi piace questo no, lol. Giorni mancanti alla scadenza 10. Vabbè, siamo alla fine ormai. E Aton, c'è uno dei tuoi amici, vabbè. Qua penso che non ci sia bisogno di darglielo, per ora sembra in salute. Un messaggio, ancora lei. Come va?
Rifacciamo gli esami per sicurezza. La strumentazione è pronta. Mi serve solo un campione di pelle, di fegato, di tutto. Io volevo forse portare Genshin, ma non adesso. Perché mi ti sta aspettando? No. Allora, io insisto col discorso che bisogna tirare su gentilezza, quindi... Facciamo una... questa... puntini bianchi. Cos'è che c'è da dire? Forse sempre quel gatto. Non so quante volte l'abbiamo vista questa cosa. Qui c'è Josuke, ma... Vabbè, stavo aspettando, ho portato un bellissimo DVD. Sull'arte che possiamo guardare insieme. E in realtà ci ho anche pensato, perché dicevo che magari tu o Zach mi sapete anche istruire un po', però è un gioco che richiede lucidità e io c'ho questo problema finché non passa. Non conosci Genshin Impact? Non so che si può giocare in coop. Si può giocare anche cross platform? Nel senso, io su PC per dire, voi sul cellulare. Mi sembra che gioca sul cellulare. Cosa. Inoltre potrebbe essere una buona occasione per rafforzare. In realtà c'è da dire che abbiamo visto che c'è una skill interessante. Che è... confidenti. Riverbero. Chance di proseguire l'attacco se il colpo di gioco non abbatte nemico. Per abbattere nemico... Cosa intende esattamente? Perché in realtà quando un nemico è debole a qualcosa... L'abbiamo sempre abbattuto. A meno che non lo manchi, ma io non mi ricordo di aver mai mancato un nemico con un attacco che gli è debole, che è una sua debolezza. Forse nel remoto caso in cui lo manchi puoi rifarlo, però allora mi sembra veramente remoto in realtà. Allora andiamo. Shibuya. Ah, trovi così. Non c'è nessun confidente disponibile, scusa. A parte lui. Andiamo intanto. Mi dividi. Vai di qua. Vediamo che ce n'era. Penso ancora un altro. Allora, non leggo il DVD. Convinzione, interiore, gentilezza. Non legge. Fatto questo. Vediamo un giro la sala giochi un attimo, voglio vedere per curiosità se c'è. No, non c'è. Ryuji non c'è. Non mi ricordo se Makoto, quando avevamo guardato la... Forse non c'era però. Nel senso che quando eravamo andati qui a scuola l'abbiamo trovata lì per caso fuori scuola. Io l'ho andato per tutt'altro motivo. Scusi, per curiosità. Ma per me non c'è. Che piove, però non so se se piove forse probabilmente stanno anche a casa e quindi non era considerata probabilmente confidente ancora, perché non aveva ancora parlato con lei e quindi non appariva sulla mappa. In questo caso quindi c'è solo Josuke. Però io insisto col discorso della Flesia. Non ci avete provato a fare... Ah sì, è carino, è un free to play. Perlomeno per un bel po' di ore ti puoi godere... Ah beh, però in inglese, attenzione. La storia è in inglese. Un buon profumo, lo guarderò qui. Perché non arriva a 4 gentilezza? Ma forse ci sono i bagni qui al centro commerciale. Anzi, sì, ci dovrebbe essere i bagni qui al centro commerciale.
non mi ricordo dove ho messo, proviamo a guardare un attimo. Siamo ricchissimi. Buon lavoro. Ottimo lavoro. Ti sei proprio dato a fare oggi, va. Solite cose. Ma non si muove. Yusuke. Vedo che lavori sempre sotto come sempre. Cerco ancora soggetti per una natura morta. Ma perché c'è lo stesso coso? Vabbè, però sembra che miglioriamo il rapporto con lui, perché ci trova lì. Gratis. Ok, giustamente Yusuke è andato a casa, però. E così non possiamo vedere il discorso dei bagni. Anche perché qua di bagni non ce ne sono. C'è il bagno pubblico, ma non è per quello. Andiamo su, guardiamo il DVD. E ormai la giornata è andata così. Anche qua sono due step. This man is a convicted criminal, yet you want to save him? His guilt or innocence is for the courts to decide. Ovviamente è un investigatore privato. Alcuni medici? Il discorso mi sembrava un discorso tipo law and order, quelle cose lì. Racconta le difficoltà quotidiane di alcuni medici che lavorano nella parte d'urgenza in ospedale. Mi piace quel tipo, la vita di un uomo è sempre preziosa a prescindere da cosa abbia fatto. Ah, ecco perché, perché è un criminale, quindi gli sta salvando la vita, ecco perché mi sono... Nonostante le difficoltà, quei medici non si rendevano mai. Ok, vediamo. Non si schioda. Ok, andiamo a dormire. Mancano solo 10 giorni. Che stanno facendo là del fantasma? Hanno intenzione di lasciare fare a Majed come gli pare. Cosa sta cercando di fare? Majed? Avrà ripercussioni su di noi? Non c'entriamo nulla. Comunque è estate, ma effettivamente non siamo più andati, cioè non siamo andati in spiaggia o acqua park. Sta tesorando il tempo. Mi sta davvero bene che Major porti a termine il suo piano? Se dovesse farlo... Cosa farà Major? Chi lo sa? Sei un hacker anche tu, non dovresti saperlo? Non riesco a credere che mi stiate trattando come loro. A me sembrate uguali. In tal caso ti spiace illustrare dove sono le differenze? Loro sono pesci piccoli, non meritano neanche attenzione addirittura. Stai veramente dicendo che gli hacker di una famosa organizzazione internazionale sono pesci piccoli? Sei molto sicura di te. Quindi bloccare i loro piani per te dovrebbe essere facile, vero? Fatemi domande ovvie. Comunque, non voglio continuare a ripetermi. Ma se non manterrete la vostra parte d'accordo, non vi aiuterò. Ok, comunque non sei suicidato, quantomeno. E oltre a questo renderò pubblica la vostra identità. A questo punto non avete altre opzioni e neanche tempo. Sbrigatevi a fare quello che avete promesso di fare. Alibaba ha ragione, non possiamo fare altro. Se non facciamo niente con Futaba, Major distruggerà la nostra reputazione. Soprattutto è probabile che finiremo tutti arrestati. Vabbè, solite cose. Comunque, non dovresti riferire agli altri di bersaglio nel memento. Vabbè. Palazzo. No. Siamo. Allora, abbiamo 9 giorni. Secondo me possiamo anche aspettare al quarto giorno. Quinto giorno. Devo vedere se c'è magari un problema di potenziarci. Anzi, adesso è venerdì. Adesso possiamo... Forse stasera, però. Proviamo a chiamare la nostra schiavetta là, ma secondo me viene solo la sera. Sono occupata venerdì e sabato sera, appunto. Ok,
quindi dobbiamo ricordarci che vi facciamo lavare le cose. Andiamo alla stazione, volevo Shibuya, c'è qualcuno, quindi potrebbe... qui non avete segnalato qua Yusuke e Han. Ok, e qua ok, altri posti no, i fumi e i Kasumi non si fanno sentire per ora. Comunque andiamo qua, andiamo forse sottopasso, ci sono sottopasso al centro commerciale, dovrebbe esserci i bagni.